questa coppia sulla striscia di Gaza e nei territori della Cisgiordania è un genocidio. Si bombarda, si tortura, si uccidono intere comunità, si occupano con la forza territori già abitati, si espropriano terreni. Da più di 2 mesi il progetto di pulizia etnica apartheid che Israele porta avanti da 75 anni si è intensificato. Non possiamo non evidenziare come anche Stati Uniti ed Europa, che considerano Israele come fulcro delle loro mire egemoniche in Medio Oriente, siano corresponsabili di questo genocidio. Lo Stato e il governo italiano appoggiano materialmente le politiche di pulizia etnica israeliane, finanziando e supportando l'occupazione dei territori palestinesi da parte dei coloni. A noi è chiaro che il vero nemico è chi continua ad alimentare le stragi allo scopo di perpetuare se stesso, chi utilizza questa terribile tragedia per le proprie mire geopolitiche. Come transfemministe riconosciamo la violenza patriarcale alla radice di ogni guerra. La liberazione da questa violenza attraversa le piazze, dall'Aquila alla Palestina e in tutto il mondo. Saremo il grido altissimo e feroce di tutte le vittime innocenti di questo massacro. Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! Free!